comprendre. Cosa che fanno vedere qua? Non lo so, sono arrivato adesso, non ho ancora visto niente. Le telecamere invece cosa fa? Dovrebbero essere le telecamere con i calcoli, con la specie di reali. La telecamera che c'è sul drone, sì? Lo fa da vista praticamente. Ah, ho capito. Cioè, e quindi lui vede dov'è e riesce a guidarlo. Ah, ho capito. Ma però è per comando normale, per comando normale. Capito. Sì, sì. Questo qua verde è veramente. Bellissimo. Grazie. I due droni mandati col sistema di vista che c'è. Bella come trovata. Qui ci sono anche quegli occhiali che c'erano lì, no? No, non ce li abbiamo. Ah, ok, perfetto. Grazie. La correzione se non la movimentazione tra voi.
bisogna spendere 5 euro. Avete anche due testine? Sì. Non servono? No, non servono, per fare due tipi di... Dica cosa servono e poi le rispondo. Ok. No, glielo dico sinceramente, non serve. Chi le ha venduto? Che... Guardi, noi abbiamo... No, ho visto che sì, in una, mi pare... Che la vendiamo col doppio estrusore ma con l'opzione. Ah, ho capito. La veniamo normalmente con e non ha nessuna opportunità in più avere due strutture? Assolutamente no, perché basta avere un buon software che crea i supporti con lo stesso materiale con cui si fa la stampa, si fa il supporto. Invece con due estrusori ha doppio problema meccanico, doppia possibilità di caricamento dell'estrusore, non riesce a calibrare bene il piano di stampa perché i due estrusori comportano delle problematiche, rischia che se non è calibrato bene il piano, quando l'estrusore passa nella zona dove è stato stampato, si impianta. Quindi chi le ha detto che l'estrusore... Come non detto. No, glielo dico. Sì, ho capito. Nel senso che... Per caso le vendete questi qui alla NAB di Milano che fanno studi design che è vicino alla, come si chiama? Le vendiamo a chi ce le compra. Ah, capito. Ho capito. Bene. Comunque va bene per qualsiasi realtà che sia architetturale, di design, di modellazione, di prototipazione, di meccanica. Non so, magari anche a Brera così. Noi siamo venuti nella seconda fonderia di riuscire a ricostruire l'ala di una statua, no? Che manca, però vorrebbero fare. E noi facessimo la parte in 3D. Ah, capito. No? Di quella pezzi di ala. Ah, tipo le... scanalizzato, capito. L'altra che esiste. Va fatto in 3D, va fatto lo stampo, va fuso tutto il materiale. Sì, 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 sì. E poi... In 3D e viene fatto in bronzo, no? È una bella idea, una bella trovata. Grazie, arrivederci. La stampante in 3D. Mi chiamo Federico Pucci, sono nato a Vicenza, da 44 anni di ritorno in Vicenza. 40 anni fa ho portato un progetto Grazie.
mattina. Sì, 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 sì
queste parti.